Ciao a tutti da Podrak, bentornati qui su Podrak Games, siamo in un simulatore di navi europee. Oggi andremo a fare una missione molto semplice, andremo a trainare una nave. Appunto siamo su una nave rimorchiatrice, abbiamo qui tutti i mezzi, come vedete, posso regolarli ovviamente. Io direi di iniziare a partire, con C possiamo cambiare visuale, come vedete. Adesso io sto muovendo entrambi i motori. Possiamo muoverci pure in cabina, come vedete. Posso muovermi in questo modo. Perfetto. Torno ai comandi. Incomincio a girare un po'. Non giro tutto perché non vorrei che dopo da dietro vada a sbattere. Ok, incominciamo ad allontanarci. Perfetto. Io direi a questo punto che possiamo cominciare a fare manovra. Dobbiamo girare verso di là. Come vedete, abbiamo la strumentazione che ci dice lì a sinistra dove andare. Rallento un po' perché altrimenti ci andiamo a schiantare. Per quanto riguarda l'inversione, in realtà, perfetto, mi sto già schiantando. Ok. Ok, perfetto, dai Poderak che ce la fai. Dai Poderak, ok. Ho rischiato, raga, ho rischiato di brutto di schiantarmi. Sterzo un po' la nave. E dobbiamo uscire dal porto e andare in direzione della nave da soccorrere. Si tratta di un simulatore molto carino. Come avete visto, giù in basso abbiamo la possibilità di vedere la potenza dei motori, il danno qua, questo qui verde, la benzina, se tutto ok. Vabbè, io non, ragazzi, ovviamente di nautica non sono esperto, però come simulatore mi è piaciuto e ho pensato di portarvelo. Come vedete, possiamo accendere pure le luci. Mi pare. E comunque posso controllare tutto di qua anche. Ad esempio queste luci, le luci esterne, le luci interne. Proprio un bel simulatore. È un po' lungo perché comunque prima che arriviamo a destinazione ci vuole. Con P vediamo dove devo andare. La grafica è bella, molto bella. E qui, come vedete, c'è il capitano che ci dice: "Buongiorno capitano, aiutiamo quel vascello a entrare in porto. Inizia col togliere gli ormeggi e uscire dal porto." Io sto uscendo dal porto, come stai vedendo, capitano. E adesso mi sto dirigendo verso la nave da prendere, perché a quanto pare ha avuto un guasto. Però devo dire, molto bello l'interno, fatta bene la grafica. In ogni caso, vi lascerò qui sotto il link, se riesco a trovarlo, per acquistarlo scontato questo gioco. Per quanto riguarda Podrak Games, avete visto che sto portando parecchi giochi ultimamente. Voglio vedere quelli che vi piacciono di più, in modo tale che dopo riesco a farci una serie continua per tutti questi giochi. Perché giustamente c'è a chi piace un gioco, a chi non, a chi no. Voglio vedere quali sono i giochi che vi piacciono di più, e in base alle visualizzazioni e anche a come interagite voi, faccio determinati gameplay. Qui comunque vedete la grafica di questa nave, è bellissima. È un po' zozza, la potevano pulire. Però dai, come prima missione, missione rimorchio, va benissimo. Non so che modello è questa nave, però so che è un rimorchiatore. Con H posso accendere il fono, l'altoparlante. Esce parecchio fumo. Dobbiamo stare attenti a non fare incidenti, come per esempio con le navi che ci sono di là. Non so se si può uscire, perché sennò sarebbe stato bello. In ogni caso, sto andando un po' fuori rotta. Lo sistemo subito. E ci dirigiamo verso la nave. Qui ci sono alcune navi che, a quanto pare, vanno dove sto andando io. Per quanto riguarda le inversioni a U, mi hanno
hanno insegnato che basta mettere uno tutto giù, l'altro tutto su, e la nave gira tutto a 360 gradi. Io non sto parlando appunto in modo nautico, qualcuno mi insultirà per questo, però ragazzi, dai, il bello è giocare. Siamo qui per giocare. Ok, sono arrivato. Eccellente. Quando può... ora portati verso la porta rinfusa e segnalata sulla carta. Quando arrivi, ferma la nave e preparati. Ok. Andiamo ad una velocità moderata. Eccola qui, l'altra nave. Già suonato. Bellissimo. Questo è un gioco che si può fare anche in live, secondo me. Abbastanza lungo, più che altro ogni missione. Ok, siamo molto vicini alla nave, come avete visto. Mi sa che ci conviene rallentare un po'. Ci avviciniamo lentamente, così non facciamo danni. Dopo aver fermato la nave, premi il pulsante rimorchio. A quel punto dovrai passare alla visuale orbita e seleziona una delle cime del rimorchio. Freniamo, freniamo, non vorrei andare contro la nave. Ok, allontaniamoci un po'. Ok, ci siamo. Perfetto, ci siamo. Abilitiamo. Ora clicchi sul punto in cui desideri. Ok. Ben fatto, aiuta la nave fino all'entrata del porto. Attenzione al traffico portuale. Però come attacco non è che mi convince tantissimo. Andiamo. Infatti lo voglio portare qua. Dai, questo è più. Allora, aspetta, fermo. Ok, adesso come dobbiamo fare? Adesso faccio un po' di retromarcia. E ci trasportiamo questa nave insieme a noi. Ho sbloccato un archivement senza però immagine. Perfetto. Bene ma non benissimo, come dice qualcuno. Dai, dai. Ce la fai? Adesso stiamo invertendo. Ai, la vedo dura adesso, la vedo dura, la nave si sta avvicinando un po' troppo. Dai che ce la fai, gira. Gira ma non troppo. Perfetto, dai. Con fatica ma ce la stiamo facendo, dai. Dobbiamo aiutare questa nave ad arrivare in porto, sana e salva possibilmente. Più che altro devo stare attento che dopo devo rallentare, altrimenti la nave mi finisce dietro. Oh. Ok, siamo molto vicini. Siamo molto vicini, io direi di rallentare un po'. Per evitare di far danni. Non vorrei però che la nave da dietro mi venga addosso. Spero di no. Ok, ho rallentato un po' giusto per evitare che comunque dopo sia troppo tardi. Vediamo la situazione da dietro. Molto buono. Non porto a 3000 giri i motori perché altrimenti rischiamo di andare troppo forte. Vedete qui nella mappa siamo molto vicini alla destinazione. Piuttosto andiamo piano ma anni lontano, no? Come dice il detto. Mi raccomando, fatemi comunque sapere con un like, con qualcosa, se questa serie vi sta piacendo oppure no. E così la continuo. Perché se non vi piace ovviamente non la continuo. Sostenete con un bel like, commentate, che così mi fate capire che il gioco vi piace. E quindi lo porto. Perfetto, siamo molto vicini alla destinazione. Ci siamo storti un po'.
Però dovremmo esserci. Ok, ora dobbiamo fare attraccare il mezzo. Sarà molto complicato. Come faccio? E quanto devo andare più che altro? Vorrei andare lento. Stare attento a eventuali navi, perché altrimenti... Guardate, io direi di girare parecchio verso di qua. Sul filo qua non si sa cosa sta facendo. Ok, qui sto ballando tutto. Più che altro non sto capendo niente. Ok, andiamo a intraccare di qua. Meglio la prima persona. Ok, andiamo con cautela. Così dovremmo andare bene. Più che altro non capisco come faccio a metterla lì, che c'è una nave davanti. Cioè, devo staccarla? Ok. Spero che non vada a sbattere. Perché va a sbattere? Non c'è una nave? Oh sì, c'è una nave o non c'è? Boh. No, ma devo vedere qua dall'interno, altrimenti non capisco quello che faccio. Non vorrei allontanarmi troppo. No, no, va tutto bene. Ma io devo andare lì o il... cosa? Se devo andare io, ci siamo già quasi. Ed il gioco è fatto. Speriamo vada bene, dai. Speriamo che sia io che devo andare là. Perfetto, siamo arrivati. Vediamo cosa ci dice. Se devo andare io o lui. Aia, mi sa lui. Perfetto, stacchiamo. Missione compiuta, bella. Ho staccato. Missione compiuta, è stato faticoso, però ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ok. Ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati. Seguitemi nei vari social network, vi lascerò il link del gioco scontato qui sotto in descrizione. E se la serie vi piacerà, sicuramente porterò una prossima missione. Ok? E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!